Io credo che in Europa si sia aperta nelle istituzioni europee una discussione molto responsabile, di piena comprensione che ovviamente le misure che si dovranno adottare dovranno essere adeguate all'altezza del livello di crisi economica, che colpisce o sta colpendo non solo l'Italia, ma, il mondo intero e l'Europa. Quindi, credo che si sia aperta una discussione utile, peraltro dal governo italiano con il ministro Amendola, a prescindere dal coronavirus, già aperta sul il bilancio che era stato proposto. Io su questo penso che ci sia una consapevolezza. Comunque, noi del Partito Democratico riteniamo che ovviamente l'Europa dovrà essere la grande protagonista della ricostruzione di un modello economico di sviluppo che rilanci la crescita e il benessere nel continente europeo. L'Europa ritrovi anche la grande occasione di ricostruire un'empatia con i suoi cittadini, perché l'Europa questa volta, le istituzioni europee, potranno veramente essere utili alla ricostruzione di un sistema economico europeo che già faticava prima. E se non accade qualcosa è evidente che non ce la fa. E mi permetto di dire, senza polemiche, ma è assolutamente anche evidente che è una questa delle occasioni nelle quali possiamo dire meno male che c'è l'Europa, perché sicuramente l'economia italiana da sola, di fronte alla catastrofe che può produrre il coronavirus se non si arresta, sarebbe stata più sola e sicuramente più debole. Quindi noi inseriamo anche questo rapporto con l'Europa dentro una strategia di rinnovamento e di rilancio di queste istituzioni. Ovviamente, peraltro, mi permetto di dire, rivolgendoci ai governi europei, perché poi non dimentichiamoci mai che le istituzioni sono importanti, la Commissione è importante, in quella sede noi stiamo conducendo una battaglia per far cambiare alcuni indirizzi. Il commissario Gentiloni è il coprotagonista di questa voglia di ricostruire un'identità, ma poi la scelta la fanno i governi.